Adriano Panatta e Domenico Procacci ieri sera 26 maggio a Bari per presentare al pubblico una squadra, prima tappa presso la libreria Liberrima dove con la moderazione di Oscar Iarussi è stato presentato il libro in cui Procacci riporta le interviste fatte a Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zuccarelli, la squadra italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis nel 1976. Su queste interviste si basa il docufilm con la regia dello stesso Procacci che è stato proiettato in serata al Multicinema Galleria in questi giorni e anche in onda su Sky, una serie tratta appunto dal libro. Alla fine della proiezione Procacci e Panatta hanno dialogato con Livio Costarella e con il pubblico in sala. 1976, Santiago del Cile, l'unica Coppa Davis vinta dall'Italia in oltre 100 anni. Cosa era che rendeva così forte questa squadra in uno sport che sostanzialmente è individuale? Beh, eravamo quattro giocatori completamente diversi uno dall'altro tecnicamente, per cui ci si compensava uno con l'altro. Era un mix di talento, di grinta, di fisico, tutti quanti avevamo i nostri difetti, però tutti quanti insieme diventavamo una grande forza e questo è stato proprio il miracolo che è successo, ma non solamente nel 76, perché noi abbiamo fatto quattro finali per cui in cinque anni. E questo qui dimostra che anche se il tennis è uno sport completamente individuale, quando c'è da fare squadra diventa una squadra come è il titolo del libro e del docufilm. Sul 2-0 per il doppio lei decise di scendere in campo con una maglietta rossa. Sì, lì insomma erano anni complicati, noi abbiamo avuto grossi problemi anche prima della partenza, cioè, c'era una parte dell'Italia che non voleva che noi andassimo in Cile a giocare la finale contro il Cile che era governata da Pinochet, che era un dittatore sanguinario che aveva fatto delle cose terribili nel 73, tre anni prima. Avevano ammazzato Allende, che era il legittimo presidente, avevano fatto una repressione indegna e quella sera prima del doppio io andai da Paolo Bertolucci e ho detto dai mettiamoci la maglietta rossa e lui mi ha detto ma tu sei matto, dico perché sono matto, dico che ci fanno, dicevo ci arresta, ma chi ci arresta, che ci arresta nessuno, dico, ci mettiamo la maglietta rossa, non diciamo niente a nessuno, poi chi vuol capire capirà. Non ha capito nessuno, dopo 40 anni non ho capito. Cosa ne pensa dell'esclusione dei tennisti russi da Wimbledon per la questione dell'invasione dell'Ucraina? Pensa che sia giusto oppure no? È una cosa indegna perché non bisogna mai colpire le persone, non bisogna mai colpire gli individui, perché non hanno fatto niente, cioè i tennisti russi non hanno fatto niente perché hanno, cos'è? Una colpa essere russi? Se dovrebbero prendere con Putin, non con loro. Grazie mille. Domenico Procacci qui a Liberrima per la presentazione del libro, prima una squadra e poi stasera al Galleria sarà presentato il documentario. Come nasce questa passione per il tennis? Ma nasce come per tanti ragazzi che negli anni 70 dopo le vittorie della squadra che raccontiamo poi nel documentario e nel libro decidono di iniziare a giocare a tennis. Poi io non l'ho fatto ad alti livelli, l'ho fatto appunto da super dilettante, però mi è rimasta questa passione. Poi nel tempo mi è successo di conoscere Panatta, poi Barazzutti, Pietrangeli, di leggere delle loro vicende sportive ma anche di loro come dei personaggi di un racconto, e quindi lì ho pensato di sviluppare tutto questo e realizzare questa docuserie che, insomma, che sta passando in questo momento in televisione e il libro racchiude le interviste maggiori di quel lavoro lì. Una squadra fortissima, quattro finali, una vittoria, l'unica vittoria dell'Italia in Coppa Davis in tutta la storia del tennis italiano, ma poco celebrata, come mai secondo lei? Beh, anche osteggiata molto, la finale una buona parte dell'Italia non voleva che si giocasse. Non faremo neanche un set con il boia Pinochet, cantavano no? All'aeroporto. Sì, non è stata una finale
giocata in tranquillità, ma c'è una grande tensione e quindi insomma questo un po' è continuato anche dopo. È vero, non è stata celebrata ed è uno anche dei motivi per cui mi sembrava che un lavoro su quegli anni, su di loro, su quella vittoria potesse in qualche modo anche risarcire loro di ciò che non hanno avuto in quel momento lì. Grazie. Prego, grazie.